ragazzi, io sono Mickey Mouse e bentornati in questo nuovo video di House Flipper. Ragazzi, ho rimodernizzato tutta la casa, era proprio una catapecchia, ma guardate che adesso passano delle immagini prima, dopo. Ragazzi, adesso è l'entrata. Guardate qui adesso uno specchio, una TV. Cioè, quest'albero è una figata, ci vado felissimo. E questo è il pezzo forte. Cioè, ragazzi, ma guardate che bello. Cioè, ma se non mi danno tipo 10 miliardi di euro per sta casa, proprio non si può. Ho fatto un bel po' di modifiche. Sta arrivando il Natale, ragazzi, quindi un sacco di doni. Ho aggiunto un po' più di luci perché con tutto sto buio non si vede nulla. Qui ovviamente la lavatrice, ragazzi, era proprio brutta. Qui ho sistemato il computer, le cuffie da gaming, tutto, computerino, console. Guardate qui, cestino, libreria, frigo, tutto tech. Guardate qui il forno, fighissimo. Invece questo qui è il bagno, un Penguin Brand, questa doccia, però è rimasto praticamente uguale. Solo, ragazzi, che insomma, dai, ho messo questa doccia, oh mio Dio, di lusso, dove neanche posso entrare, ecco qua. Perfetto, ma ora il pezzo forte, ragazzi, il pezzo forte è su, tada! Molto, molto più pulita come stanza, cioè molto meno ingombrante, questi fighi sono un pochino più bellini, per fortuna. Questo qui che ci sta casissimo, tipo se l'acquisto un genio del male e vuole progettare di conquistare il mondo, ce l'ha qui, il mappamondo, cuffie da game, non è degli strumenti, essere un musicista, insomma, un cantante è sempre bello. E questo è, ragazzi, non vi ho fatto vedere l'intero procedimento perché sennò poteva risultare noioso. Veramente spettacolare il cambiamento che ho avuto. Poi saranno gusti, però ne vado molto fiero. E allora, ragazzi, ho aspettato a voi. Aggiustavo perché mi hai richiesto anche per un po' di tempo. Potete guardare nella minimappa, 1:20, ecco, per aggiustarla, per pulirla e tutto quanto. Però ora passiamo all'acquisto. Ricordatevi il nostro punto di fine di questa serie, almeno della prima stagione se vogliamo, è l'arrivo sulla luna. Diciamo che la casa ci è venuta 82.000, i costi sono abbastanza lievi perché ne abbiamo venduti, ecco, tot, ce l'ho venduti quasi tutti, quindi ci ho comunque recuperato. E la vendita della casa arriva a 99.000, ragazzi, 17.000 euro. Ci ripartiamo in saccoccia, però vediamo di contrattare. Allora, propone una vendita. Allora, visto che è bellissima come fatto, io proporrei 5. 5. Ci sta. Ma come mai nella vita? No, è fallita, ragazzi, mannaggia. Noi intanto però allora accettiamo l'offerta e possiamo salutare questa casa di Cyberpunk. Ciao Chionis, ciao Cyberpunk 2077. Addio. Ed eccoci qui, ragazzi, teletrasportato in un nuovo terreno, in una nuova missione. Come, ragazzi, vi avevo detto e come ho fatto, ho continuato con i DLC del giardinaggio per arrivare a questa ricostruzione e, diciamo, creazione di questa palestra all'aperto. Però tanto che era pieno di roba e che era bello farvelo vedere, ho deciso di portarlo qui sul canale. Come potevo farlo da solo? Dopo questo video continuerò sempre per fatti miei, solamente se ci saranno news o missioni molto belle, vi porterò altri episodi, se no mi ritroverete direttamente sulla luna. E poi lì sì che arriveremo insieme alla nuova casa. Allora, io partirei prima ovviamente nel pulire, cioè la cosa più bella. Allora togliamo tutta questa moneta, si volatilizza, guarda, boom, a parte che questi ubriaconi, guardate qui quanto vinello. Fortuna che tolgo tutto così, cioè non ci credo, ma se no ci volevo una fraccata di tempo. Oh mio Dio. Una puntabilità, è certo, tutta questa roba, pulizia, vedi la maggior parte del... Certo, migliora, ovviamente. Oh mio Dio, guardate qui che differenza, mamma mia, non mi perdo nulla. Il mio occhio sarà sempre vigile e attento. Ah, ok, adesso abbiamo giardinaggio, sempre giardinaggio, bellissimo. Ascia, sì, troppo bella. Vediamo, me la fa usare? No. Va bene, in una prossima missione vedremo la nuova ascia. Ok, guardate qui, mamma mia, che schifo. Piano, non è che salta tutto per l'aria. Guardate qui, pure la cuccia per dog, per il cane, cioè almeno lo so. Guardate qui, vinello e pizza e birra, cioè, ma io non lo so, non si unisce vinello e birra, ma signori, questi barboncioni. Termine educato per dire barboni, ragazzi, cioè, lo so che non ha proprio senso, però è meglio insultarli in modo diretto, no? Beh, io direi di questi qui di vendere, perché guardate com'è veloce, anche sotto i cumuli.
Una, due, tre. Mamma mia, prima zona fatta. Togliamo ancora questa roba, ancora vinelle birre, addirittura sotto le macerie. Cioè, guardate da quanto tempo che stavano qui. Cioè, vai, noi ancora siamo la pala. Oh, questa plastica, via, tutto pulito. Ancora? Vai, sono pronto. Ma vedete voi se non si prende sto pezzettino, aiuto. Oh, perfetto, signori, mamma mia. Che difficile che è qua centrare i minimi pezzettini sviluppatori, Effetto finito, puliamo tutto ovviamente questo marciume schifume. Vai, l'ultima zona, ragazzi, abbiamo fatto, ma comunque c'è Lucien Bolt, veramente. Cioè, io Flipper è bello anche per questo, perché poi alla fine è troppo soddisfacente. Cioè, diventi il dio della pulizia. Cioè, incredibile. Puliamo tutto intanto, vai, mamma mia, che bello. Siamo in grado di pulire tutto, ragazzi. Vai via tutte queste macchie, queste impronte. Che vedete qua. Vai con l'idropulitrice. Ok, direi basta anche, ragazzi. Ok, qui vuole le stand per le biciclette. Facciamo 1, 2, 3. E basta. Ok, invece qui cosa vuole? Ah, il rotolo d'erba. Tranquillo, faccio io. Ok, ragazzi, 96. Dai, per favore, please. Oh, fatto, benissimo. Così non si lamenta il gioco. Guardate, qui è rimasto un pezzettino, ma lasciamo correre. Andiamo, ragazzi, procediamo step by step tutta questa linea. Eccoci qua. Qui, guardate, ho posizionato tutte le piante. Qui la sabbia. L'unica cosa che non mi piace di House Flipper, ragazzi, mentre vi faccio vedere questo magnifico, non ti permette fino a quando l'erba, ok, cioè va dritta per la sua strada e quindi tu puoi essere precisissimo. Però ecco, guardate qui, ha rovinato il mio capolavoro sta sabbia, ma come anche la ghiaia. Non capisco perché non abbiano messo delle griglie rigide per farti completare perfettamente, vedi, un quadrato. Cioè, o dovresti stare col millimetro preciso. Visto che una cosa fatta a mano libera e col mouse non si è tanto precisi, uno dovrebbe essere proprio millimetrico. Però sapete quanto tempo ci vuole? Già ci vuole tanto tempo per farlo, per giocarlo normalmente o Flipper. Adesso ci mettiamo a contare anche i pixel per rimuovere e aggiungere la sabbia. Perfetto, che poi è scomodissimo. Va bene, però basta parlare di questo. Adesso iniziamo a mettere le cose serie. Guardate qui, ma un rosso va benissimo, ragazzi. Qui ne vuole due. Allora, perfetto, ecco qua. Se ho fatto il calcolo giusto, non ti può spiare nessuno da dietro. Ovviamente lo stesso vale per questi. Forse troppo vicini, si danno fastidio. Oh, oh, il fantastico e mitico ponte. Gli anelli. Oh mio Dio, ragazzi, vi giuro che non c'era più spazio. Non sapevo dove posizionarli. Guardate qui, tiene fila il sacco da box. Io saluto questa emissione e ci rivediamo nella mia umile e bellissima dimora. Che inquadrature scrause, gioco che fai, adesso la vedo anche di giorno. E guardate qui, ragazzi, bellissimo. Ebbene sì, ragazzi, usciamo un po' l'aria aperta. Mamma mia, questa casa è un po' claustrofobica, almeno questo corridoio. Ah, aria fresca. Ah, aspettate, ma la nuova ascia. Perché vede la buona? Oh mio Dio, com'è prepotente. Perché? Oh, alberelli. Alberelli, facciamo un po' di questo. Ovviamente, vai. Oh mio Dio, mamma mia. Il piano è, scusi vicino, scusi. Ok, rimuoviamo, perfetto. L'albero, guardate qui, fortissima, pochissimi colpi. Ci sono voluti. Cosa, che schifo, ragazzi. I brilli, le talpe, toglietevi. Schifo. Guarda qui, sta talpa, schifo. Vi, vada via, l'accetto, signora. Vada via. Dice, mi entrate in casa. Non lo so, ma si imbucano nei giardini altrui. E sul finale anche abbiamo sbloccato un punto abilità. Erbacce visibili sulla minimappa. Certo, va bene, ok, ok, tutto pulito. Poche erbacce ci sono. Va bene, ragazzi, però tutto questo lo vedremo in un prossimo episodio. Non si sa se continuerò con i DLC e se mi ritroverete forse subito direttamente nella mia casa sulla luna. Comunque per questo episodio è tutto. Ciao, ciao, ragazzi.